rivediamo, credo, neanche un mesetto fa, in occasione dei giochi dei piccoli stati, dove abbiamo, secondo me, dato evidenza di come il pubblico e il privato possono fare sistema e si possono fare delle cose importanti per il paese, per la comunità, che danno, oltre a fornire servizi migliori, ma danno rilevanza internazionale. E nell'introdurre questa giornata avremo modo di approfondire anche gli aspetti tecnici, quello che è il programma che porterà avanti TIM, e voglio ricordare che una delle ragioni per cui TIM, che è una ragione non banale, è che all'interno del paese, all'interno della Repubblica di San Marino, abbiamo un'azienda, Telecom Italia San Marino, che ha un obiettivo. Io dico sempre che l'eccellenza non si raggiunge mai, ma è un viaggio, in cui ogni giorno si migliora, ogni giorno si innova. Noi abbiamo cominciato già nel lontano 2003, quando, ristrutturando un'azienda che era nelle difficoltà un po' legate anche alla new economy, che allora era un pre-boom, diciamo, in cui si trovava, versava in difficoltà. Telecom Italia ha investito in questa azienda, ha investito nel paese, sono state acquisite le quote dei minoranzisti, è stato fatto un piano di rilancio che ha posizionato l'azienda nella voce su internet. Oggi è diventata una tecnologia anche per la molto nota casalinga di Rigevano, ma una volta era una tecnologia di frontiera. Telecom Italia San Marino è diventato, nel giro di qualche mese, è diventato il primo operatore in Europa in termini di volume di traffico di voce su internet, e credo il secondo o il terzo al mondo. E cosa più importante, abbiamo messo l'azienda su un percorso virtuoso da un punto di vista industriale. Abbiamo lanciato nel paese tra i primi, prima della vicina Italia, e tra i primi in Europa, i WiMAX. Oggi sembrano tecnologie del giurassico, ma abbiamo portato qui a San Marino la Alice, la VDSL, che oggi la utilizziamo in una forma che si chiama Enhanced, cioè VDSL avanzata. Anche qui ancora una volta le abbiamo anticipate. Con delle realtà imprenditoriali importanti stiamo sperimentando tecnologie che poi fanno parte di quella che si chiama la Industry 4.0, con ovviamente i sensori, gli RFID, di recente abbiamo lanciato nel nostro Innovation Day il concorso, realizza un oggetto con la stampa tridimensionale che ricordi San Marino. Questo concorso è stato rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 26 anni, ha avuto una eco importante per avvicinarla a queste tecnologie. Nel concreto abbiamo poi fatto l'Invin San Marino, che oggi è uno strumento imprescindibile per turisti, per sanmarinesi, per vivere al meglio l'esperienza sul Titare, per gli esercenti, per ottimizzare le loro attività. Abbiamo poi portato, come vedrete, ricorderà anche più avanti il nostro Stefano Ciurli, abbiamo investito sulla fibra, portando oggi al 60% dei sanmarinesi la possibilità di navigare fino a 200 megabit al secondo. Completeremo la rete entro fine anno, e tutto questo senza gravare sul bilancio dello Stato, fatto sul bilancio di Telecom Italia San Marino, che guadagna la propria attività con il mercato stesso. Di recente, come ricordava il segretario Zafferani, a valle dell'autorizzazione del 4G, era veramente, se noi questo incontro l'avessimo fatto 6 mesi fa, ci saremmo trovati in una situazione completamente differente. Io mi sono quasi commosso il giorno in cui sono riuscito a fare una telefonata senza interruzione, superando la barriera della curva di Boostrack, che i sanmarinesi conoscono molto bene, una curva qui vicino dove sistematicamente cade la linea. Oggi il sistema non è perfetto, ma la differenza si vede. Un conduttore televisivo molto noto del paese, in una trasmissione televisiva, ci disse: ok, la rifacciamo tra 2 o 3 mesi, vediamo cosa siete in grado di fare. Io credo che quel conduttore oggi possa essere contento del lavoro fatto, ma come abbiamo visto con la firma del Modulo, non finisce qui. Noi abbiamo misurato 300 megabit al secondo durante
la inaugurazione della infrastruttura dei giochi dei piccoli stati. Per la prima volta tutte le strutture sportive sono state coperte da un impianto wifi e un servizio mobile di ultima generazione. Ma come ho detto, non finisce qui, guardiamo insieme questo video, perché questo non è un futuro lontano, è un futuro prossimo. Io ho voluto proiettare questo film perché ha una sua storia in quello che abbiamo fatto oggi. Circa, credo, 3 mesi fa, a una convention, perché stiamo parlando di un'attività di punta di team, e presentarono una convention di team interno, presentarono questo video. Io l'ho smessaggiato con il segretario Mastrobodeschi e con il segretario della telecomunicazione, e ho detto: signori, c'è un'opportunità, perché non facciamo di San Marino il primo stato 5G al mondo? E da lì è cominciato tutto. L'idea ovviamente è piaciuta a Tim, ovviamente è piaciuta al paese, e oggi firmiamo. Ora io, senza null'altro aggiungere, passerei la parola all'ingegner Giovanni Ferigo, che è il capo di technology di Tim ed è il capo della ricerca e sviluppo.